La mattina del 24 giugno del 1944, il fotografo reggiano Virgilio Artioli era casualmente in viaggio per Castelnuovo Monti. Di fronte a sé trova uno scenario terrificante: la locanda bruciata, la rimessa distrutta e i corpi carbonizzati riconoscibili delle vittime. Queste foto sono una testimonianza unica degli esiti della violenza nazista. Sono foto del terrore, foto con cui fare memoria perché si levi naturale, spontaneo, forte e chiaro il grido mai più la guerra, né qui né altrove. Un impegno personale e politico della nostra comunità perché la pace possa essere il vero bene comune da condividere. Perché fare memoria è un impegno morale che ognuno di noi deve fare suo.